Tuesday Tapes. E così, siete capitati dentro un'altra puntata di un podcast che si chiama The Tuesday Tapes. Auspicabilmente ci siete capitati per scelta, non perché vi hanno costretto e non per sbaglio soprattutto. Quindi benvenuti, grazie per essere qui anche questa settimana. The Tuesday Tapes è un podcast settimanale di musica profondamente sbagliata. Io sono Fabio De Luca e cominciamo questa puntata con un disco che due weekend fa, quando tutta la mia timeline di Facebook e forse anche la vostra stava litigandosi furiosamente su Caribou, sul disco nuovo di Caribou, io invece ero in fissa con il nuovo disco di un duo londinese che si chiama Peggy Sue, come la canzone, la vecchia canzone di Buddy Holly. E loro in realtà esistono da un sacco di anni e questo è il loro sesto album, però è il classico gruppo di cui ti dimentichi dopo che l'hai sentito, ma non perché sono delle cose brutte, al contrario, perché hanno come dire una natura piuttosto eterea. Questo nuovo disco che si chiama Vices, che è uscito proprio da 10 giorni appena, secondo me è molto bello, è molto diciamo retropsichedelico, con anche però una sorta di profonda e risonante natura rock and roll. Il pezzo che ascoltiamo si chiama In Dreams, loro sono Peggy Sue. Yeah.
State ascoltando The Tuesday Tapes. Washington DC, Amy Farina alla batteria, Joe Lally al basso, Ian McKay alla chitarra, praticamente due terzi dei Fugazi, la band post-hardcore più importante di tutti i tempi. Quando il Sabato, in quella vecchia bellissima canzone che era Gimme Indie Rock, cantavano Started Back in 83, Hardcore Wasn't Doing It For Me, parlavano esattamente dei Fugazi, raccontando appunto quel momento in cui l'hardcore stava diventando lentamente post-hardcore. In circolazione appunto dall'86 i Fugazi,
si sono reincarnati proprio adesso in quest'anno in questa nuova band chiamata Koriki, che il 27 marzo prossimo, quindi tra tre settimane circa, pubblicando il loro primo album che si chiamerà come loro Koriki. Nel frattempo circola già su Spotify e sulla loro pagina Bandcamp questo pezzo che l'anticipa, che si chiama Clean Kill. Segnatevi questo nome Koriki se siete dei vecchi amanti del rock alternativo americano anni 80, 90 e 2000. Invece è uscito il 27 febbraio scorso un lussuosissimo box di 6-12 pollici che riassume i 12 anni di vita di un'etichetta di Barcellona che si chiama Hivern Discs, l'etichetta fondata da John Talabot. Dentro questo cofanetto c'è anche un pezzo di un musicista e produttore italiano, di Bordighera per essere precisi. Lui si chiama Simone D'Alonso, è uno che ha cominciato a fare musica creando musiche per videogames e poi nel frattempo come è passato anche dall'altra parte della console o della pista da ballo a fare anche musiche elettroniche più, in senso più largo. Il moniker che si è scelto in questo caso è Nadia Dalò, lui già in altri casi si firmava come Dalò. Il pezzo che ascoltiamo è Ten High Stride.
Cut, il primo album delle Slits, ovvero Hurry Up, Palmolive e Vive Albertine, un disco che usciva nel 1979 e che è quasi più facile comprendere nella sua profondità, nella sua complessità oggi a 40 anni di distanza, sia per il lato politico che appunto le Slits portavano avanti e anche per l'elemento musicale, per questa commistione perfetta tra punk e dub. Ricordiamo che il disco era prodotto da Dennis Bovell, che era un produttore giamaicano che in quel momento abitava a Londra. Invece un singolo appena uscito per un'etichetta canadese che si chiama Multiculti è il nuovo singolo di un produttore francese di Limoges che però da diversi anni abita in Ecuador, a Quito. Lui si chiama Nicola Cruz, Hybridism il titolo di questo suo nuovo singolo che arriva a più o meno 6 mesi di distanza dal suo secondo album, Sico, che è uscito appunto nel 2019. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Aima e lui è Nicola Cruz. Thank you.
un duo italo-spagnolo che mi piace molto, al punto che regolarmente ogni volta che esce qualcosa di nuovo loro lo segnaliamo qui a Tuesday Tapes. Loro si chiamano Dame Area, arrivano da Barcellona, la parte italiana è Silvia Constance, la parte spagnola invece Victor Hurtado, e l'occasione per riparlarne è l'uscita fra qualche giorno, il 15 marzo, di un loro nuovo singolo che si chiama La Soluzione è Una. Penso che abbiamo ascoltato, si chiamava No Sabes, loro erano Dame Area. Invece un giovane cantautore che sta a Londra, ma di origine è per un terzo maltese, per un terzo italiano e per un terzo egiziano, è cresciuto nel Kent. Lui si chiama Pete Molinari, è uscito da un mesetto circa il suo quinto album che si chiama Just Like Achilles. L'ho ritirato fuori perché, diciamo, nelle due settimane, ormai quasi tre, di lutto per la morte di Andrew Weatherall, risentendo interviste di Weatherall, rileggendo articoli eccetera, è venuto fuori che praticamente il primo pigmalione di Pete Molinari è stato involontariamente Andrew Weatherall, nel senso che i due erano vicini di casa e andavano nello stesso 7-Eleven, uno di quei negozi di quartiere in cui puoi comprare dalle cicche al giornale alla birra al pane. Il commesso di questo 7-Eleven disse appunto a un giorno di molti anni fa, di 6-7 anni fa ormai, a Andrew Weatherall: guarda, c'è questo giovane ragazzo che sta provando a registrare delle cose, devo fartelo conoscere perché secondo me siete molto simili. E in effetti si conobbero e i primi demo di Pete Molinari furono registrati con la supervisione appunto di Andrew Weatherall. In realtà poi sono passati molti anni, sono passati 5 album. Pensate che questo nuovo disco di Pete Molinari è prodotto da Linda Perry, che è una che produce abitualmente Christina Aguilera, Gwen Stefani, e Don Was, che è uno che ha lavorato con i Rolling Stone, per cui diciamo che ha fatto un salto di dimensioni piuttosto notevoli in questi anni Pete Molinari. Lo spirito rimane in qualche misura ancora rock and roll, come dimostra il pezzo che ci ascoltiamo, che si chiama I'll Take You There. Lui è Pete Molinari. Yeah.
State ascoltando The Tuesday Tapes. Commerciality, questo era un pezzo firmato Mr. Partridge, ovvero Andy Partridge, frontman di quella bellissima e forse oggi un po' dimenticata band chiamata XTC, una delle più interessanti band uscite fuori dal post-punk inglese a cavallo tra anni 70 e primi anni 80. Questo in particolare era tratto da quello che è l'unico tecnicamente album solista di Andy Partridge, perché è firmato appunto come Mr. Partridge. In realtà è un'operazione bizzarra sul repertorio degli XTC, nel senso che in pratica Andy Partridge ha preso le piste separate, gli stems come si direbbe oggi, di un po' di pezzi usciti fino a quel momento dagli XTC e li ha in pratica diciamo remixati, ma ne ha fatto delle versioni molto molto alternative, irriconoscibili rispetto ai pezzi originali. Molto dub, molto spazio attorno alle tracce. Si chiama Take Away the Lure of Savage, usciva nel 1980. In particolare il pezzo che abbiamo sentito, appunto Commerciality, era una sua rilettura di Refrigerator Blues, pezzo che stava su White Music, il primo album degli XTC. Un'altra band che ha condiviso con gli XTC lo stesso frame spazio-temporale, ovvero l'Inghilterra di metà anni 80, erano i Talk Talk, di cui tra l'altro pochi giorni fa è ricorso il primo anno dalla morte del leader, del cantante Mark Hollis. Tra qualche giorno, il 20 marzo prossimo, uscirà il terzo album di Paul Webb, che invece era il bassista di Talk Talk, sotto il suo nome d'arte che è Rustin Man. Paul Webb, tra l'altro, nel 2002 fece un album bellissimo e ormai dimenticatissimo insieme a Beth Gibbons di Portishead, un disco che si chiamava Out of Season. La passione per la canzone d'autore esce anche in questo nuovo disco che si chiamerà Clock Dust, in cui Paul Webb alterna momenti alla Nick Drake con un momento che invece è molto Robert Wyatt. Il pezzo si chiama Jakey's Room, lui è Paul Webb, a.k.a. Rustin Man.
Tuesday Tapes. Summit, questo era un pezzo firmato da Holy Loaf, praticamente la pagnotta santa, un progetto dietro il quale si nasconde un tizio di Edimburgo che si chiama George Horfer, che ha anche un'etichetta che si chiama Sleep Together, ma la cosa interessante è che questo pezzo lo è estratto da una compilation che è la classica compilation che quando la vedi su Bandcamp dici ma perché devo perdere tempo a sentire una compilation di sconosciuti di Edimburgo, e invece questa compilation che si chiama Bonnie Tropical 4, Bonnie Tropical volume 4, è assolutamente una compilation interessante, anche se tutti gli artisti che mette insieme sono solo, diciamo, del circondario di Edimburgo, sono tutti assolutamente sconosciutissimi. Una compilation curata da un bar di Edimburgo, appunto, che si chiama Paradise Palms. Se andate a Edimburgo lo trovate al numero 41 di Lothian Street. Oltre ad essere un bar che organizza anche DJ set, concerti, eccetera, Paradise Palms ha creato anche un'etichetta che si chiama Paradise Palms Records, che è interessata appunto a promuovere, a far sentire, a far incidere artisti emergenti, talenti emergenti di Edimburgo e dintorni. Talmente interessante questa compilation che vorrei farvi ascoltare un altro estratto. Lui si chiama Makeness. Diciamo che tra tutti è quello che ha un minimissimo di carriera più strutturata, perché ha fatto un album nel 2018 che si chiamava Loud Patterns. Il pezzo che ascoltiamo si chiama CBT, da Bonnie Tropical 4, lui è Makeness. Thank you.
The Tuesday Tapes anche sul tuo voice assistant, lancia l'invocation Alexa, apri The Tuesday Tapes, oppure ok Google, parla con The Tuesday Tapes. Sit right up nice, turn it up loud, and go out and beat up the neighbors. Cause here it is, all yours, you paid for it. Warm doucher, midnight dipper, as told by Soul Wax. Yeah! Thank you.
Effettivamente un po' di tempo che non usciva nulla a nome Solwax. A interrompere il digiuno è appena arrivato questo remix che i Solwax hanno firmato per Midnight Dipper, un pezzo dal terzo album di un progetto che si chiama Warm Dusher, una sorta di supergruppo londinese formato da due Fat White Family, due Paranoid London e un Insecure Man. Si chiamava Tainted Lunch l'album che i Warm Dusher hanno pubblicato, sarà stato 4 mesi fa più o meno, il loro terzo album, è appunto Midnight Dipper, questo nuovo singolo estratto con uno scintillante remix dei Solwax, remix che ci ha portato al termine di questa puntata di The Tuesday Tapes. Come sempre vi ricordiamo di ascoltarci su Spotify, che è il modo più semplice, anche sulle altre piattaforme naturalmente di podcasting, di andare a dare un'occhiata alla nostra pagina Facebook The Tuesday Tapes, e ci salutiamo con un estratto dal nuovo album appena uscito di Ivan Smug e Rupert Cross, il loro terzo album insieme, si chiama 1819, il pezzo si chiama Le Soleil Levant. Una buona settimana a tutti quanti voi. Thank you.
Orion. Yeah. You should see the sun on the Ganges. It's amazing.